ragazzi, come sempre Zampi vi parla. Oggi sono tornato con un nuovo mini vlog, anzi vlog vero e proprio, non si sa perché mini vlog, nel quale vi mostro piccoli spezzoni della mia vita. Dunque, se volete iniziare già da subito a lasciare un bel mi piace, perché ho visto che questi video vi piacciono tantissimo, questo è il momento giusto. E quest'oggi, come avrete letto dal titolo, andremo a fare qualcosa di molto particolare. Perché? Perché cambio casa, cerco casa, sono alla ricerca di un posto in cui vivere. Voi vi chiederete: ma come, Zamp, non hai già una casa, non vivi con i tuoi genitori? E io vi rispondo sì, ma visto che devo andare a fare, come vi ho detto, l'università a Macerata e mi stabilirò lì, cioè mi stabilirò, figa, per il periodo degli studi sarò lì, avrò bisogno di un luogo dove dormire, no? Direi che è abbastanza normale. Adesso scusate se sono tipo buio, ma siamo nella galleria della morte, quindi è normale che mi si veda così. Non vi spoilerò altro, perché adesso andremo a prendere un mio amico che è veramente fuori di testa, lo vedrete tra poco, e vi farò spiegare tutta la situazione da lui. Ci siamo, signori, vi presento il signorino Michele, conosciuto anche come MC Busta. E allora, Michele, spiega un po' perché stiamo passando per queste strade campagnole altresì pericolose. Perché ci stiamo recando in una città di villici che scorge in mezzo alle colline amene marchigiane. Tra le amene colline marchigiane, che risponde al nome di Macerata, il latino di scarica. Esatto, e quest'oggi appunto noi andremo a cercare una casa dove stabilirci. Un alloggio, un tugurio potremmo dire. Dove appunto, diciamo, il signor Michele già si è informato riguardo a papabili opzioni. Intanto io mi schianto. Questo, cioè, che cosa cazzo fa? Sta camminando in mezzo alla strada. Comunque, pazzo. Signor Michele, ci dica, tra le case che lei ha già ispezionato via internet, quali le sembrano più consone al nostro modo di vivere? Beh, abbiamo una tranquilla abitazione a un paio di chilometri dal centro. Giusto per dire, vicinissimo alle nostre sedi, esatto, universitarie. Che abbiamo la sfortuna di frequentare. Esatto, ma vorremmo dire di più, perché il signor Pierantoni non è certo un novellino in fatto di università, in quanto questo sarà il suo secondo anno, no? Sì, in teoria. Il suo secondo anno in teoria. Ci spieghi perché in teoria? In teoria perché, diciamo, sono fuori corso della bellezza di 4 esami che ancora dovrò sostenere prima della fine dell'anno accademico. Esatto. È una cosa quanto improbabile. E che facoltà frequenta? Lingue e culture straniere. Dove cazzo devo andare? Dritto. Una sta curva. Direi che ci possiamo riaggiornare non appena saremo in quel di Macerata. Oh yeah. E da qui è tutto, linea allo studio. Ok, procedo. Allora, signori, abbiamo scoperto che per andare a Macerata ci si imbatte in condizioni climatiche a dir poco variate. Un aquaplaning terrificante, ma proprio terrificante. Siamo dispersi in mezzo a nulla. Dispersi in mezzo a nulla, il problema è che che partono questi acquazzoni da un momento all'altro. Cioè, siamo in balia dell'acqua, fai vedere ai nostri gentili telespettatori. Sembra Manaus, Brasile, in realtà è Macerata, Marche. Porca troia, oh, regà, prepariamo l'arca. Dove cazzo devo andare? Su qua. Dritto. Cioè, ma mai successa una cosa del genere? Che a sprazzi proprio tu passi in zone dove diluvia, e la cosa più bella di tutto questo è che nessuno dei due ha un cazzo di ombrello. Impermeabile o alcunché utile. Sarà una bellissima ricerca di cazzo. Cioè, io non vedo, cioè dei cristalli a velocità massima e io non vedo un cazzo. Moriremo. Allora, signori, siamo qui per le vie di Macerata, il signor Michele, e siamo già andati a vedere nella sua sede universitaria qualche annuncio per bilocali e cose varie. L'unico problema è che molto spesso affittano per 3 persone. E quindi noi dovremmo trovare un fantomatico terzo, il che sarebbe anche possibile, perché molti dei miei compagni di classe verranno qui a Macerata. Quindi vedremo cosa si può fare. Noi preferivamo una doppia, un posticino come il centro, per stare un po' più tranquilli, lontani dal caos, dall'essere stuprati da persone sconosciute nel nostro appartamento. Soprattutto io dovrei fare bordello per fare video, quindi ci serve un posto un po' fico, dove poi ci faremo allestire una buonissima connessione internet con tipo un mega di upload per caricare il video in 20 secondi, anzi un giga di upload, perché qui siamo moderni ormai. E sempre detto questo, se ci arriva la connessione è buona. Detto questo, adesso noi continueremo il nostro giro di ispezione nella mia futura città. Siamo qui sempre con il signor Pierantoni alla ricerca di case. Siamo alla ricerca di case, vero? Sì. E cosa stiamo cercando su subito.it? Stiamo cercando una cazzo di baracca nelle Marche, a Macerata. Il problema è che
Raccontiamo questa storia, la connessione del cellulare del dottor Andrea sì. Gianfranceschi è più veloce del wifi di Macerata. E anche di casa mia, perché vorrei ben dire che io a casa avrei fast 20 mega, invece vado a 2 in download e 1 in upload. Bene, attacchiamo, faccio da hotspot al computer del signor Pierantoni e che cosa succede? Succede che facciamo uno speed test così tanto per verificare e questa connessione... Ha niente poco di meno che quant'era? Era tipo 10 in download, 10 in download e tipo 2 mega e 8 in upload. Ammiriamo un esemplare di Michele che ha appena finito di chiamare il suo vecchio per dirgli la casa da noi trovata. Ci spieghi dov'è questo posto? È vicino ai Sbirri, qui dietro, sopra la libreria Feltinelli. E quindi il punto è che praticamente oggi alle 6:10 andiamo a vedere questo posto e se mai dovesse piacerci potremmo anche decidere di farci bloccare questo appartamento. Quindi si vedrà, da noi è tutto. Confidiamo nell'Altissimo. Confidiamo sempre in Gesù. A presto. Oggi è stato uno sbatti, ma abbiamo visto la nostra prima casa che è veramente a 2 passi dal centro, quindi speriamo che adesso tipo si aprono le porte dietro e troveremo una vecchia The Gates. E appunto sembra un bell'appartamento, molto carino, vicino al centro, le spese non sono eccessive, l'unico problema è che stavo pensando che abbiamo guardato sul sito di iscrizione alla mia università. E l'unico problema è che praticamente c'è scritto, per ogni corso ci sono scritti i requisiti di accesso, io dovrei fare tipo esame di cultura generale e ci sta, esame di lingua inglese e ci sta, poi c'è un certo esame di disegno dal vero, al che mi sono detto, cioè io non so disegnare un cazzo, il mio corso è teoria e tecnica della comunicazione visiva multimediale. Cosa cazzo c'entra il disegno dal vero? Detto questo, comunque c'è anche scritto che gli esami, se tu non li passi, devi fare dei corsi di recupero, tipo, però non so se questo sia vincolante o meno, e se tipo non li supero manco dopo i corsi se mi bocciano. Lei invece, signor Michele, cosa ci dice di quest'oggi? Io? Sì. Allora, posso esprimere delle note di merito nei confronti del proprietario? Molto prolisso, devo dire, prolisso, in senso positivo comunque. Ma le scale è là? Le scale sono di qua, noi stiamo andando a random. E? Ma sono senza offendere eventuali follower di Andrea Maceratese, possiede una buona padronanza della lingua italiana, questo ci ha lasciato, possiamo dire, felicemente sorpresi. Vabbè, comunque, e a parte questo, diciamo che era molto disponibile, scherza, in ogni molto caso. Disponibile. Scendiamo da qui. Casa accogliente, sembra. Sì, sembra spaziosa, l'unica cosa è la doccia che è un po' piccolina, ma tanto non dobbiamo fare cose omosessuali, quindi dovremmo trovarci. Certo. Che orrore. No. E quindi in questo momento ci dirigeremo verso casa, sperando che non ci ribecchi tipo l'acquazione del demonio, perché il tempo non è che sia dei migliori, lo vedete alle mie spalle. E comunque diciamo che sta per iniziare questa incredibile avventura universitaria, anzi ufficialmente lo sapremo domattina, perché alla fine mi recherò a questo cazzo di... a questa università per sentire, faccio senti scusa ma io che non so disegnare manco sto palo della luce, cosa dovrei fare? Cosa dovrei mai fare? E se mi dicono guarda hai sbagliato sul sito, non c'entra cazzo col corso tuo, oppure se non lo superi non succede niente, io faccio così e mi iscrivo. Quindi detto questo ragazzuoli, ci riaggiorniamo più tardi con i saluti. Bella. Ebbene signori, siamo finalmente tornati a Iesi, siamo davanti alla casa di questo buon uomo che oggi ci ha accompagnato in questa avventura, in quel di Macerata, alla ricerca di una casa. Domattina sapremo alla fine, andandoci ad informare, se mi iscriverò tranquillamente oppure ci saranno problemi di disegni dal vero del cazzo. E detto questo signori, io direi che il video può anche concludersi qui, lui era molto volenteroso nel voler fare la mia auto, quindi puoi provare, vai. Come sempre spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo con un prossimo video, no. Lasciate milioni di like. Ci ha provato. Non era proprio così. Ci ha provato, ma l'unica inimitabile. Bene signori, questo video è finito, come sempre vi sotto lasciare un bel piace, un commento, che l'ha fatto iscrivervi al mio canale, ci vediamo con un prossimo video. Bella ragazzi, ciao da Zampetti, bella.